Scusate, ma Roberto Farnese in tutto questo che... Ah, ecco, bussano, andiamo ad aprire? Vai, vai, Simo. Vado io? No, io spero che sia lui. Che devo fare 10.000 passi. Si è liberato di Cloris. Passi e te... Oh, che piacere! Ciao Roberto, benvenuto. Vieni, vieni qua con noi. Vedo qua? Sì, vieni qua al centro. Come va? Bene. Ci ho messo un po' di tempo a fare tutte le rampe di scale, è passato un quarto d'ora. Senti, ma sei scappato dalla nostra Cloris? Sono scappato, sono fuggito, c'era la mia sei pericolosa, fai attenzione. Pericolosissima. Allora, senti, hai scelto questa canzone per Ups perché? Una canzone molto... Ricorda il mio primo film con Monica Guerritore, che era femmina, e c'era questo ballo di Monica in piazza Farnese. Quanti anni avevi? Tutta coperta soltanto da una pelliccia, avevo 27 anni. Tu 27 anni ti trovi, questa attrice, infatti questa coppa di donna, praticamente nuda, nel primo film come attore, una bella emozione. Bel colpo anche di fortuna, diciamo. Esatto. Ma portato? Vi ho portato, questi sono occhiali perché sennò non ce vedo. A chi lo dici? Guarda Roberto, lascia perdere. E qui c'è il mio commendator Guarnieri, questo veglierà. Veglierà su di voi, vi controllerà. Ma grazie, ma questo è per noi? Questo è per voi, grazie, naturalmente. Questo lo dovete tenere qui in studio. Allora, com'è? Ragazzi, vediamoci ne subito. Ne hai portato mentre... solo uno, lo lasciamo qua. Ma lo regaliamo a Pepe. Ma scusate una cosa, qui io sento un freddo. Ma com'è? Qui sono meno 12 gradi. Sì, perché è la menopausa. Conservare. Roberto, allora, va benissimo. Roberto, la verità è la menopausa. È la menopausa. Purtroppo da lei fa una ragione. Abbiamo più di 100 anni in due, quindi dobbiamo stare... No, in tre. Allora, mentre noi ci accomodiamo, intanto mostriamo a tutti, perché ce l'avete chiesto proprio non so in quanti, un piccolo estratto del Paradiso delle Signore. Accomodati. Prego, Roberto. Schermo. Grazie. Qua. È nelle emergenze che si vede la vera commessa. Nel nostro lavoro potrà capitare che non ci siano orari, ferie, riposo. Forza ragazzi, al lavoro. Forza ragazze, forza. Vanno qui, quelli che restano poi nell'altra rella. Versatile, divertente, unica, il Paradiso delle Signore con la sua nuova collezione fa centro un'altra volta. Vediamo un po'. Flora Gentile conquista Milano. Il vero fascino di questa linea risiede nella freschezza, nella capacità di osare. Abiti destinati al grande pubblico, ma con idee e fatture d'alta moda. Poteva andare peggio, no? Avrei proprio dovuto esserci. Buongiorno, cara. Si parlava appunto di lei. Spero non troppo male. In realtà parlavamo del suo lavoro. E che dicono? Ho dato giusto un'occhiata, ma l'accoglienza della critica mi sembra molto buona. Un trionfo, addirittura. Ma sicuramente ci sarà qualcuno che non ha apprezzato la mia collezione. Può darsi che ci siano poche voci fuori dal coro, ma insomma, niente di preoccupante. Flora, mi scuserà se non mi trattengo oltre per i festeggiamenti, ma sono tesa al circolo. A più tardi. Che meraviglia! Roberto, la contessa è stupenda. La contessa Gravina è meravigliosa. Salviamo Vanessa Gravina. Sesta stagione, un successo strepitoso. Qual è secondo te il segreto del successo del Paradiso delle Signore? Ma secondo me rievoca un po' anni di grande speranza, di boom economico. Potrebbe esserci anche, spero, un parallelismo. Ora, in questo momento in particolare le cose non vanno, naturalmente lo sappiamo, troppo bene. Però poteva essere occasione, speriamo che poi lo diventi, di un rilancio, di un boom economico dopo la tragedia della pandemia. Anche in quegli anni, anni 50, anni 60, c'era il boom economico, certo, post-guerra. Chiaro. E quindi può essere anche questo, no? Un segnale di grande speranza, c'erano grandi valori, grandi... io credo che sia quello. E poi una grande fetta di pubblico, diciamo, più maturo riscopre proprio ambientazioni, musiche, personaggi di quel periodo là. Quindi li rivede volentieri. Giovinezza. È uscita insomma la news che si farà la settima stagione, ma ho visto che sul tuo Instagram hai scritto grandi sorprese, hai spoilerato. Quali sono queste sorprese? Non spoiler, se no la produzione, però lo faccio intuire. Una cosuccia piccola, sì, la devi dire per noi. Sicuramente questo triangolo risolverà delle grandissime sorprese. Wow, veramente. Sorpresone. Bene. Entro la stagione, entro maggio. Entro maggio grandi sorprese per il finale storico. Miss, eccolo. Mia cara Miss, non vuoi fare se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te.
Perdonami se canto di quell'aria che sei tu. Bravissimo attore, io la seguo tantissimo da casa. Ma di fronte... Pensi che io ho la zia cieca, la zia Minta, che impazzisce per lei. Perché è cieca. No, ma poi di fronte... Io di donna me ne intendo, ma quale paradiso delle signore, ma quale paradiso delle signore, quello è un inferno, io l'ho visto, lei e queste signore scatenate l'inferno, è vero? Ma lo so, se lo dice lei, maestro... Principe, come la dico? Io lo chiamo principe, poi come vuoi tu. Io mi siedo. Prego, principe, casa è un onore per me. È un onore per me, sa? È un onore per me. Anche io sono un giovanotto maturo. Diciamo che sono minorenne anziana, va bene? ma insomma... Lei però se ne intende di donne, Totò. Io me ne intendo... A proposito, anch'io avevo un harem, sa? Avevo un harem. Se vuole glielo faccio vedere. Sì, vediamo. Sta qua. Vediamolo. Don Felice, è vero che in Oriente le donne sono tutte molto calde? Beh, non esageriamo, calde no. No? Oddio, nemmeno fredde. E come sono allora? Sono a bagnomaria. Don Felice, è vero che hanno un fascino straordinario? Sì, quello sì. Io ho conosciuto una donna che appena guardava un uomo, quest'uomo cascava lungo a terra stecchito. Era tanto bella? No, portava iella. Don Felice, ma veramente ci sono degli uomini che hanno 50 mogli? Altro chi? E quello che è peggio, che hanno 49 suocere. E perché 49? Beh, fra 50 mogli un'orfana si trova sempre, no? Che meraviglia! Ha visto quante belle donne? Ha visto? Ma queste ragazze, queste sono bellissime. Sono bellissime. Queste si vede che hanno studiato dalle Orsoline. Ballano e cantano che sembrano angeli queste ragazze. Grazie. E poi sono vere, sa? Sono belle, brave, ma soprattutto sono buone. Sono tanto buone, sa? Grazie. Sono tanto buone. Grazie mille. Buono palesso diventa per te. Grazie. Mi adoro Miss. Totò, buono, insomma. Turco napoletano, forse c'era anche Isa Barzizza nel cast. Sì. Con cui ho avuto l'onore di lavorare in una serie Rai di Vittorio Sindoni. Sì. Come si chiamava? Per una notte d'amore, sì. Per una notte d'amore. Senti, nel Paradiso del Signore, l'abbiamo detto, insomma, interpreti un cattivissimo Umberto Guarnieri. Vediamo... Piano piano si sta addolcendo, negli ultimi... Sì, beh, dopo 6 stagioni vorrei anche vedere. Andiamo... Questa qua, secondo me, è un'anticipazione. Piano piano dopo 6 stagioni. Gioco forza. Bontà sua, come si suol dire. Andiamo a vedere, insomma, le malefatte di questo Umberto. Siete come il gatto e la volpe. Ma che cosa credevi, Riccardo? Di raggirarmi come ha fatto lui? Guarda che nessuno vuole raggirarti. Si tratta di un affare oggettivamente vantaggioso. Sono affari, zia. E ci sono buoni margini di guadagno per tutti. Non per Umberto Guarnieri. Ora ne stai facendo una questione personale. Anche tu hai scelto di stare dalla sua parte. Quando nessuno di quelli a cui ha proposto l'investimento lo ha seguito. E sono stati tanti. E tu come lo sai? Ravasi. È stato lui ad aprirmi gli occhi. Il tuo grande amico? Lui almeno non mi ha tradita. Tempo al tempo, mia cara. Da quando è tornato non ha fatto altro che metterti contro di me. Non lo capisci che gode della nostra rovina? Oh. Se cerchi qualcuno che ha distrutto la nostra famiglia... Basta che ti guardi allo specchio. Allora. Però questa era una puntata della scorsa stagione. Io vedo segni di decadimento continui, capito? Già si vede. Certo, sì, qualcosa nella scorsa stagione, però insomma poi c'è una liaison un po' più che insomma così di parole con la cognata, nella sua immane cattiveria. Beh, anche con la cognata, con Vanessa Gravina. Sì, assolutamente. Non è una cosa, cioè così, insomma. Però capita. La butta in cattiveria. ecco. Senti, ti appassiona questo personaggio? Molto, 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 proprio perché è un personaggio
diciamo, molto diverso da me, se non per il lato, come dire, imprenditoriale. Ora, quello è un banchiere, un po' troppo, però anch'io mi sono tuffato in un'operazione imprenditoriale 10 anni fa. Ah sì, quindi in questo ci somigliamo, no? Ti occupi di food? Mi occupo di food, diciamo. Sì. Ma ho letto che tu hai girato tantissimo con le tournée, quindi andando nei vari ristoranti, mangiando sempre, le varie, hai capito? In Italia, sì. Spesso con il nostro lavoro andiamo a mangiare fuori, mi è presa la voglia e tutti mi dicevano: guarda, sei un incosciente, perché è un mondo, ed era vero, però insomma ora sono 10 anni, quindi... Ecco, il ristorante sapete, fuori Pisa, abbiamo già prenotato un tavolo e verremo presto. Ma magari, a cena. Mi fareste un regalone. E ci fai conoscere anche Pisa, perché insomma sono tanti vi anni che non... Vi farò da Cicerone, insieme alla contessa, chiamiamo anche lei. Sì, a proposito della contessa, abbiamo una sorpresa, guardate. Chi c'è, la contessa? La contessa. Sì. Contessa? Umbertone mio, come stai? Come vedi non ti lascio mai solo, perché tu piaci molto, quindi devo stare un po' in campana, devo stare un po' in campana. Che bello lavorare insieme, Roberto, tutti questi anni, questa bellissima esperienza, questo paradiso che è entrato nel cuore dei nostri telespettatori. Un paradiso di nome di fatto. Quindi dicevo, non ti posso mai mollare perché tu piaci molto e piacerai soprattutto anche a Super Simo e a Paola, che saluto, mando un bacio con affetto e con la stima di sempre, caro Umbertone. Mi raccomando, Roberto, sei un collega fantastico, sempre divertente, sempre vero. Io ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto, tanto che ci vediamo tra poco, ci vedremo tra poco sul nostro nuovo set, toccando legno, ferro e quant'altro. E soprattutto ricordati, vai col tango, Umbertone mio, e sempre tutti 3 metri sopra il cielo. Ciao. Hai il capito? Nostro Federico Moccia, inquadriamolo, meraviglio. Uno dei nostri attori, Federico Moccia. Intanto ringraziamo molto Vanessa, ma che vuol dire vai col tango? No, per prima di girare io, no? Che vai col tango, lo dico sempre. Ah, prima di iniziare il ciak, prima del ciak, che porta bene. Sì, ma dov'era? Nella porta bene, poi abbiamo dei ritmi molto serrati, quindi è un modo di vai col tango. Dimmi, ma dov'era secondo te? In che tenda era? Non lo so, però c'era una luce fantastica. Bellissimo. È quello che la cabina di Nova. Ma poi ormai è dentro, mi chiama Umberto sempre. Sì, capito? Sì, ma io immagino che 6 serie fatte insieme, cioè vivi più con lei che con la tua famiglia. Cioè si crea inevitabilmente un rapporto di confidenza, sì, di amicizia, sì, no? Tipo il grande Raimondo e Sandrina. Anche esatto. Noi, Paola, alla sesta stagione, anche noi... Ci saremmo già strappati i capelli. Vabbè, parliamo dell'aforisma, perché qui abbiamo anche gli aforismi. Ah, l'aforismo. Allora, partiamo con un aforisma per te. Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Thomas Jefferson. Beh, c'è un traguardo che non sei mai... In un momento come questo mi sembra anche abbastanza. C'è un traguardo che non sei mai riuscito a raggiungere? Beh, sicuramente ce ne sono molti. C'è anche qualche rimpianto magari di non aver terminato gli studi, di non essermi laureato. Però alcuni li ho raggiunti e sì, se, osare sempre. Questo è un po' diciamo, l'ho fatto un motto un po' mio. Ed è vero, se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Cioè ci deve essere una rottura che ti porta verso quello. Quindi quella giusta dose di incoscienza che poi ti porta a realizzare un sogno, un successo, un progetto. Perché tu hai iniziato subito alla scuola di teatro Immagina Firenze, quindi... No, è una scuola di cinema, non di teatro, non subito. Io ho iniziato piuttosto tardi e devo dire ho avuto un bel colpo di fortuna. fortuna con la C. Ci vuole sempre, sì, però. Ci vuole anche quello, però ti deve trovare anche, deve trovare qualcosa la fortuna. Il talento è sicuramente... Il talento è anche... una preparazione. Una preparazione perché insomma così allo sbaraglio non credo che... E la grinta di non mollare mai. Assolutamente. No? Andiamo avanti con il secondo aforisma, questo mi piace molto, di Carl Lewis. Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno. Sognare un nuovo sogno, beh io ho una bambina di 3 mesi, quindi, quindi insomma questo è un grande sogno che ho realizzato e che ho sempre avuto. L'hai sempre voluto un figlio?
Sì, però bisogna avere anche la fortuna di trovare con chi farlo. Questo quello è fondamentale. Questo direi che è fondamentale. L'ho trovata finalmente. Insomma, finalmente l'hai trovata e hai detto una cosa molto bella che io ho letto, no? Tu hai voluto fare come tuo padre, cioè tuo padre aveva molti anni di differenza di età con tua madre, la stessa differenza di età quasi che c'è la tra stessa. Te e Lucia. Non è che ho voluto fare come, è capitato. Ma non c'era che un proprio po' mi sono messo là e ho detto no, voglio. No, però immagino, no, che avendo tu vissuto in questa famiglia estremamente felice con questa coppia. L'ho sempre vista come una cosa normale, una grande differenza di età. Capito, l'ho sempre vissuto in modo normale. Poi di fatto non lo è, perché insomma è una differenza di età notevole, però è andata bene lo stesso. O sono immaturo io e troppo matura lei. O forse vi siete trovati in mezzo. Certo. Posso chiederti una cosa, ma hai mai perso la speranza di diventare padre? No. Ho sempre pensato, sperato e comunque saputo che prima o poi ce l'avrei fatta. Lo sentivi? Ecco, sì, questa è sì. Una cosa molto importante. Sì, 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 sì. Questa è una cosa molto... Tuo padre Pilade, tra l'altro, è morto quando eri molto giovane, no? 23 anni, sì, purtroppo. Però molto intensi, eh. Sì, padre, perché ti ha seguito in tutta... Aveva molto tempo da dedicarmi, quella è stata una grande fortuna. Però è un uomo che... Ti ha vissuto tutta davvero la tua vita, sì. Era un generale dell'esercito. Insomma, campi di concentramento, cioè una vita veramente complicata. Sì, non aderì alla Repubblica di Salò e finì in campo, deportato in campo di concentramento. Quindi storie, anche quello che stiamo vivendo, io lo sento... La senti particolarmente? In modo particolare, sì, beh, per forza. E il fatto che sia stato generale, anch'io, mio padre è stato ufficiale, ti ha dato lo stacanovismo, ti ha dato quei valori che ti sono poi serviti nella tua carriera? I valori sì, ma non era, come dire, no, troppo rigido, anzi, tutt'altro, era di una simpatia estrema. Sì. E ti spiazzava questo, perché ti immaginavi un uomo austero, no? Invece poi era di una simpatia, una semplicità spiazzata. Senti, ma parliamo di te papà, che papà sei? Ieri appena sei arrivato ci hai fatto vedere la foto, tra l'altro. Ma quello è un classicone, no? Si gira subito con la foto. Ma non capiamo bene gli occhi azzurri, però vabbè. Beh, quelli nemmeno io, infatti domanda me la faccio. Però, capito, chiama papà, chi dorme con mamma, va bene, funziona. Saranno sempre i parenti. Che papà sei? La nonna, pare. Che papà sei? Beh, un po' presto per dirlo, però sicuramente come un minuto. Ma sei apprensivo, sei preoccupato, la guardi di notte per vedere... Io mi ricordo col primo lo guardavo di notte per vedere se respirava, perché avevo sai questa... quante volte mi alzo a vedere... Quello infatti volevo sapere. Sì, sì. E ho scoperto la paura vera. Vero. Non ci devo pensare, perché ogni minuto mi va la... Ora, un minuto no, però... Certo. Spesso poi cambiano mi va tutte le priorità, vero? Sei terrorizzato di tutto. Di tutto. Cambiano le priorità, quella è la prima. Quella è la prima, poi tutto il resto non ha più importanza. Non ha più... Tutto in secondo piano. Io mi domandavo questo, tu sei cresciuto in una famiglia molto particolare, perché tre sorelle prima di tre te. Tre sorelle cioè, maggiori. Figlio maschio. Mamma, insomma, una famiglia mamma, di donne. Esatto. E mi è nata una bambina. E ti è nata una bambina. Viva ma tu aspetta, quarto figlio, quindi il più piccolo, con tre sorelle femmine. Quanto ti hanno insegnato queste sorelle, questa famiglia così matriarcale? Beh, molto sull'universo femminile, un po' un cavallo di Troia, insomma, sentivo lì da dentro, sentivo tutti i commenti, i racconti quando erano ragazze, eccetera. Quindi sei partito avvantaggiato. Capivo in che cosa ci rendiamo ridicoli noi uomini, ho tentato di non fare quegli errori. Credo che tu sia partito avvantaggiato, perché mio figlio dice la stessa cosa, noi eravamo tre, io, mia figlia e la tata. Però lui dice sempre, con le ragazze è più facile, perché io sentivo quello che dicevate voi quindi di conseguenza cercavo di evitare. Certo. Però magari le sorelle lo portavano dietro, hai capito, per poi fare da specchietto dalle allodole per i vari corteggiatori, magari. Senti, noi abbiamo preparato una piccola sorpresa, sono immagini che tu conosci, ma che abbiamo voluto così ricostruire per dare la sensazione della vostra meravigliosa famiglia al nostro pubblico, guardate. Bene. No, l'ambizione si spera prima o poi di riuscire ad avere un figlio, che sarebbe un desiderio grandissimo. Te lo auguriamo. Vediamo. Non esiste già il prossimo progetto di vita? Beh, per me è già un grande sogno fare il lavoro che amo, insomma, continuare a fare questo lavoro in modo continuativo,
come ho fatto poi del resto fino adesso. Bene. Quello per me è già un grande traguardo, un grande progetto, un grande sogno. Bene. Quindi grande progetto di vita, grandi progetti professionali, noi siamo veramente felici che tu sia oggi qui con noi. Perché guarda che io credo che a furia di vedere Umberto uno pensa che tu sei cattivo. Quindi quello è buono, perché attorialmente lo interpretiamo bene. E no, ti devi far vedere di più in televisione, perché dopo 6 anni tu ti pensi, ah vabbè no, Farnesi, guarda, lascia perdere. E ti dico che qualcuno l'ha detto anche qui quando abbiamo detto invitiamo Roberto, non faccio nomi, quando abbiamo detto invitiamo Roberto Farnesi, invece tu sai... divertente, simpatico, e quindi questa in realtà sto recitando ora, io sono così. Allora scusa, continuiamo a parlarne tra poco, pubblicità, scusate. Sei del cancro, vero Roberto? Va approfondita questa cosa. Tra poco l'oroscopo anche per il cancro come te. Dai. Tra poco. Roberto Farnesi, di essere stato con noi, grazie ai nostri amici di casa.